Immaginate di prendere l'aereo per la prima volta, ma voi avete panico! Dio, volare così in alto! No, 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 no. Adesso vi racconto. Viaggio in Inghilterra. Mio. Dio, ha paura di prendere l'aereo. Tant'è vero che la mattina che dovevo partire ho pensato alle idee più pazze. Ho detto ai miei genitori, ma non si può dire ai piloti di non far prendere il volo all'aereo, magari perché visto che l'aereo ha le ruote, di volare attraverso la strada oppure di volare all'altezza delle case. Oppure ho pensato se potevano andare loro al posto mio. Ma invece no, dovevo andarci per forza io. Panico. Pioveva. Panico. Dio, forse annullava il volo, invece c'era l'aereo. Mi ricordo che per l'ansia sono andata in bagno due volte quando ero sull'aereo. E diciamo che non ho la certezza assoluta di dove vada a finire quello che si fa mentre si vola. Praticamente ricordo che stavamo volando e mio zio si è affacciato a vedere che si vedeva e aveva visto delle montagne innevate. Era uno spettacolo, non so, nevoso. Mi fa, ecco, vedi? Adesso siamo usciti dall'Italia. Quando stavamo atterrando, dopo 3 ore, praticamente ho visto una terra sotto di noi e me ne sono uscita dicendo, ma quella sarebbe l'Inghilterra? Ma che cavolo doveva essere, la Francia? Se era un volo diretto all'Inghilterra, doveva essere per forza l'Inghilterra. Quando siamo arrivati, giustamente, le prime difficoltà si sono fatte sentire. E ho visto mio zio alle prese con gli inglesi. Però, praticamente, cioè lui per farsi capire cosa ha fatto, si è messo a parlare mezzo in italiano e mezzo in francese. E le persone ci guardavano un po' perplesse perché non riuscivano a capire da dove venivamo. E allora, fatto sta che ci hanno portato una ragazza. Forse parlava la nostra lingua. E parlava spagnolo. Poi siamo saliti in macchina di un uomo inglese, perché lì sono stati molto gentili con noi. E praticamente avevo con me una torta, una fetta di torta. E mio zio mi fa, attenzione a dove ti siedi. Io ho poggiato prima la torta sul sedile e poi mi ci sono messa io, però a un lato. Dopodiché mi rialzo, mi sposto e ribecco un'altra volta la torta. Alla fin fine mi sono rialzata di nuovo e l'ho beccata stavolta in pieno, proprio con le chiappe. L'ho fatta diventare una pizza e mi chiedo come abbiano fatto a non rimandarci in Italia come indesiderati. Poi ho avuto seri problemi ad attraversare anche la strada, perché? Perché li guidano al contrario e quindi un sacco di problemi. Non sapevo dove guardare, le macchine passavano ma io non capivo più un cavolo di niente. E tanto poi quando sono tornata qua ho avuto lo stesso problema perché mi sono dovuta riabituare un'altra volta, quindi figuriamoci. Alla fine, fatta la nostra vacanza, dovevamo ripartire. E sfortuna della sorte, i documenti li abbiamo smarriti.
rischiavamo di rimanere là. Ma per fortuna, che dei signori inglesi, molto gentili, che li ringrazierò fino alla fine, ci hanno detto dove erano i nostri documenti, perché senza di quelli non potevamo tornare qua e rimanevamo là. Non è che mi dispiaceva tanto la cosa, però, cavolo, alla fin fine è andato tutto bene.